Buongiorno, nuovamente insieme. Oggi vi leggerò qualcosa dal libro dell'Esodo, un momento particolare quando il popolo di Israele aveva chiesto a Dio la legge e Mosè era lì su questo monte. E vi leggo dal libro dell'Esodo, capitolo 20, verso 18, diceva: tutto il popolo udiva, ascoltava, sentiva i tuoni, il suono della tromba e vedeva i lampi e vedeva anche questo monte fumante. E a questa vista il popolo tremava e stava a distanza. Perciò dissero a Mosè: parla tu con noi e noi ti ascolteremo, ma non ci parli Dio, perché non dobbiamo appunto morire. Mosè disse al popolo: non temete, perché Dio è venuto a provarvi, affinché il timore di Lui vi stia sempre davanti e così non pecchiate. Il popolo dunque si teneva a distanza, ma Mosè si avvicinò alla densa oscurità dove c'era Dio. E questo momento particolare, quando Dio dà la legge a Israele, e spesso riflettiamo su questo fatto che Dio è venuto a farsi conoscere come Dio di grazia, nello stesso tempo c'è questa tensione tra il timore, il rispetto che dobbiamo a Dio e l'amicizia, la familiarità che abbiamo con Dio, che ci chiede di credere in Lui e diventare Suoi figli. Quindi quando guardiamo l'Antico Testamento scopriamo già che Mosè aveva con Dio una relazione particolare. E il fatto che Mosè avesse questa relazione particolare ci aiuta a capire che questo è il progetto di Dio per tutta l'umanità, non solo per Mosè, ma voleva che tutto il popolo avesse timore di Dio nel senso del fuggire il male, nel senso di rifiutare il peccato, rifiutare le cose sbagliate, in modo da evitarsi un mare di guai. Difatti scopriamo poi, vi leggo da un salmo che probabilmente conoscete tutti, e quando incontriamo Davide è un re di Israele che fu fedele a Dio, ma anche commise tante cose di cui non andava sicuramente orgoglioso, anzi scriverà nei salmi alcune espressioni che chiedono appunto perdono dei suoi peccati, ma non vi voglio leggere tanto quello quanto il suo atteggiamento davanti a Dio. Nel Salmo 23 scopriamo che Davide dice: l'Eterno è il mio pastore e non mi mancherà nulla. Abbiamo letto in Esodo dove dice che il popolo di Dio dice: parlatici tu, Mosè, con Dio, perché noi abbiamo paura. Ma qui ci ritroviamo un Davide che parla con Dio e dice: il Signore, l'Eterno, è il mio pastore, non mi mancherà nulla. Lui si prende cura di me, mi fa giacere in pascoli di tenera erba e mi guida lungo acque riposanti. Egli mi ristora l'anima, mi conduce in sentieri di giustizia per amore del suo nome. È sempre lo stesso Dio ed è sempre la nostra umanità che si rapporta a Dio. Possiamo andare a Dio con la paura, mentre il timore e il rispetto è dovuto, la paura dettata dai sensi di colpa, invece no. Perché se ci avviciniamo a Dio con la nostra colpa, siamo nei problemi. Mentre se ci avviciniamo a Dio sapendo che il suo amore e la sua misericordia ci porta al ravvedimento e a conversione, e quindi col profondo desiderio di cambiare comportamento, bene, questo miracolo avviene e ci avviciniamo a Dio. Con questo salmo: tu sei il mio pastore, ti prendi cura di me. E quando anche camminassi nella valle dell'ombra della morte, non avrei paura, non temerei alcun male. Non ho paura che mi succeda niente di brutto, perché tu sei con me. Il tuo bastone e la tua verga sono quelli che mi consolano. Cioè tu mi proteggi dai nemici, ma anche mi guidi nella giusta via. Ecco, questo timore dovuto a Dio, questa
È difficile spiegarlo, ma nello stesso tempo è vero che la nostra umanità, se non ci sono dei limiti, difficilmente rimaniamo in strada. E abbiamo bisogno di sapere che se andiamo oltre i limiti ci mettiamo nei guai. E spesso abbiamo bisogno di fare i conti con le punizioni. Ma il castigo per cui abbiamo pace è caduto su Gesù. Spesso viviamo le conseguenze dei nostri peccati, ma possiamo stare certi che il castigo per cui abbiamo pace è caduto su Gesù. E quindi non lasciamoci più manipolare dalla colpa, ma impariamo a vivere da figli. Tu apparecchi davanti a me la mensa, in presenza dei miei nemici. Tu ungi il mio capo con olio, la mia coppa trabocca. Certo, beni e benignità mi accompagneranno tutti i giorni della mia vita e io abiterò nella casa del Signore per sempre. Questo è l'atteggiamento di fiducia che ogni figlio di Dio può avere e se non ce l'hai ancora puoi acquisirlo. Fidati di Dio perché Lui si prenderà cura di te. L'ha già fatto, ma lo farà in maniera sempre più consapevole. Sarai consapevole del suo amore, del suo abbraccio. Che Dio ti benedica e ti protegga. Alla prossima.